Sono numerosi i casi in Sardegna di professori costretti ad andare via, la deportazione a quale si è tanto parlato in quest'ultimo periodo. Abbiamo due casi emblematici. Il primo riguarda un professore, l'abbiamo qua in video, prego. Mi chiamo Fabrizio Agus, sono un docente di storia e filosofia che a seguito della mobilità è stato spedito, è stato assegnato con titolarità a Sestri Levante. Io sono padre di tre figli, di una famiglia monoreddito, e contemporaneamente ho vinto sono entrato al corso di specializzazione sulle attività di sostegno dell'Università di Cagliari e mi è stata negata la possibilità di lavorare sul posto di sostegno sia per un provvedimento del MIUR non chiaro, sia a seguito dei provvedimenti ostativi a fare questo da parte dell'USR sardo, cioè dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardo. Pertanto io mi trovo costretto ad usufruire dell'aspettativa senza retribuzione, quindi logicamente una situazione economica difficile per potermi specializzare sul sostegno e comunque una eventuale partenza a Sestri Levante con tre figli per una famiglia monoreddito è qualcosa di assolutamente impossibile, economicamente insostenibile, e quindi insomma ho fatto questa scelta e ho ancora fiducia nelle istituzioni e quelli che sono in qualche modo i sindacati, i corpi intermedi, la legge, affinché intervenga e possa sanare questa situazione e io e i miei colleghi possiamo essere utilizzati sul posto di sostegno piuttosto che persone non abilitate e nemmeno specializzate. Un altro professore, meglio professoressa, che ha rinunciato nei fatti a un anno di stipendio, prego. Buongiorno, allora io sono Valeria Naimi, insegno tecnologia alla scuola media. La situazione è simile, si differenzia per alcuni punti. Dunque io il primo anno, 2 anni fa, sono comunque partita col mio bambino, che allora doveva iniziare le scuole elementari, lasciando invece qui mio marito che ha proseguito il suo lavoro qui, e quindi ho fatto l'esperienza di un anno fuori. L'anno scorso insieme a tanti colleghi siamo potuti rientrare con la famosa deroga sul sostegno, che quindi ci permetteva di poter entrare in classe come insegnanti di sostegno pur senza specializzazione, ma data la grande mancanza, questo buco enorme di insegnanti di sostegno che non ci sono, nel frattempo mi sono anch'io iscritta per frequentare il corso di specializzazione e sperando di avere anche quest'anno la deroga come l'anno scorso, anche per la famosa continuità in classe. Quest'anno ci è stata negata la deroga e io però per frequentare il corso sono rimasta qui, per cui anch'io dovrò rinunciare allo stipendio quest'anno, chiederò congedo parentale finché potrò, non posso partire perché voglio continuare a specializzarmi. La cosa paradossale è che i posti di sostegno ci sono per tutti, ci sono per gli specializzati di ruolo, per gli specializzati precari e rimangono tanti posti vuoti per gli altri, quindi anche per noi.